Se di fronte a questa crisi le imprese immediatamente avevano percepito che sul fronte dell'energia e del caro energia in particolare puntare a fonti rinnovabili, efficienza energetica, rimaneva una risposta fondamentale, non si poteva abbandonare il percorso della transizione energetica, credo che questa stessa consapevolezza non c'è, o almeno non così forte e radicata, rispetto al fatto che l'economia circolare può analogamente rappresentare un pezzo di risposta rispetto alla crisi delle materie prime. E questo ci dice che su questi temi, probabilmente come paese, nonostante quei risultati di cui ancora possiamo vantare, non siamo riusciti a fare un percorso di sensibilizzazione diffusa, non siamo riusciti a trasferire in maniera diffusa anche la percezione del valore aggiunto di operare secondo un'ottica circolare. E vengo ad alcune evidenze che noi avevamo fatto emergere con un'indagine sul nostro sistema di piccole imprese nella fase pre-crisi, diciamo metà del 2021. Più o meno il 50% percepiva la strategicità del portare dentro la propria azienda l'economia circolare, e se invece andiamo a vedere chi ha agito concretamente, la percentuale arrivava al 30%. Sono sempre più le imprese che fanno scelte, diciamo, sostenibili, che investono nel green. È chiaro, però, che investono sempre più le grandi che le piccole, e noi non ci possiamo permettere di lasciare le piccole dietro, perché il nostro sistema è fatto così. Questo è un paese che è fatto di piccole e medie imprese, l'ossatura di questo paese è fatto di piccole e medie imprese, questo tessuto imprenditoriale va portato verso queste scelte. E le imprese lamentano scarsa attenzione per le politiche di sostenibilità, quindi da parte dei pubblici poteri. Circa il 60% indica la scarsità di sostegni pubblici come fondamentali per scelte di investimento a forte impatto sociale, e la scarsa informazione. Il 21,4% afferma che hanno margini nella loro attività troppo risicati per poter fare investimenti di questo tipo. Quindi c'è bisogno di una politica, e questa politica finora, nonostante questi risultati, non l'abbiamo vista. Non abbiamo visto una politica industriale in tutti questi anni, ma non abbiamo neanche visto una politica energetica. Lo spread energetico italiano non ce l'ha nessun altro paese. Quindi che succede? Che gli altri magari possono scaricare sui prezzi gli aumenti, noi no, perché esposti a concorrenza. E spesso abbiamo che gli energivori si trovano di fronte alla scelta: o produco in perdita o chiudo, e dopo un po' non ce la fanno più perché non riescono a fare questa traslazione. Ma sono anche i campioni, come ti dicevo, di economia circolare, perciò un focus sugli energivori va dato. Acciaio, carta, il sistema italiano ha nelle corde l'economia circolare, questa è la traiettoria giusta. Servono tre cose: bisogna intervenire sulle norme, aumentare la capacità impiantistica e il mercato. Il mercato è fondamentale. E come non ricordare la strategia nazionale sull'economia circolare, addirittura d'arrivo, che prevede misure fondamentali per far decollare il mercato dell'economia circolare. Si parla della fiscalità, dell'IVA agevolata, si parla degli appalti verdi. La pubblica amministrazione è il più grande consumatore d'Italia, 160 miliardi l'anno. Quindi se dentro gli appalti ci fosse anche la componente circolare, componente di sostenibilità, sarebbe un gran volano per far decollare il mercato.